Lo storico Teatro dell'Opera di Parigi fu realizzato su progetto di Charles Garnier tra il 1860 e il 1875, in uno stile eclettico da lui stesso battezzato Napoleone III. Il teatro si erge maestoso nella piazza omonima e propone soprattutto balletti. L'esterno dell'Opera Garnier è decorato con elaborati fregi di marmo, colonne e moltissime statue, tra cui una delle più note è il gruppo scultoreo Apollo, Poesia e Musica, ad opera di Millet Aimé. La costruzione dell'Opera Garnier fu fortemente voluta da Napoleone III, in seguito ad un attentato nel quale 8 membri della corte francese che si accingevano ad andare a teatro vennero uccisi da un gruppo di dissidenti. Questa tragedia spinse l'imperatore, che insieme a sua moglie era miracolosamente sfuggito agli ordigni, a desiderare un nuovo edificio, un teatro che rispettasse i suoi standard di sicurezza. L'interno è costituito da un dedalo di corridoi, scale, pianerottoli e nicchie, volti ad assicurare agli spettatori la possibilità di socializzare negli intervalli degli spettacoli. Uno degli elementi più interessanti dell'edificio è la grande scalinata in marmo bianco, con una balaustra in marmo verde e rosso, che unisce i due piani del palazzo. Durante gli scavi per la costruzione dell'edificio, venne scoperto un piccolo laghetto sotterraneo, ancora oggi visitabile. È qui che, nell'opera dello scrittore Gaston Leroux, si nasconde il famoso fantasma dell'opera. Il termine étoile è stato associato per la prima volta ai migliori solisti del balletto dell'Opera di Parigi alla fine del XIX secolo per sottolineare le eccezionali qualità e il carisma di un artista. Inoltre, nell'edificio è stato realizzato anche un museo, con riproduzioni di scenografie teatrali del XIX secolo e pitture dedicate al balletto, e una biblioteca con opere generali sul teatro e la danza e con spartiti musicali. La prima Accademia dell'Opera, creata nel 1669, comprendeva un ufficio di copiatura che produceva le partiture per i musicisti dell'orchestra. Le partiture, custodite in ufficio, costituivano una vera e propria biblioteca musicale, parte della quale andò poi perduta. Il museo biblioteca è ospitato nel Palais Garnier nella Rotonde de l'Empereur, un padiglione sul lato ovest del teatro, originariamente progettato per essere l'ingresso privato dell'imperatore Napoleone III.
Pertanto, l'imperatore potrebbe entrare direttamente nell'edificio ed evitare qualsiasi tentativo di assassinio. Dopo l'annuncio della Terza Repubblica Francese nel 1870 e la morte dell'imperatore nel 1873, il presidente MacMahon si rifiutò di usare questo padiglione come spazio privato per il capo di Stato. Il librettista Charles Nuitter ottiene la creazione ufficiale della Biblioteca dell'Opera con ordinanza del 16 maggio 1866. Nominato archivista dell'Opera, contribuisce a classificare e catalogare i documenti. Gran parte della biblioteca è poco cambiata rispetto al suo aspetto originale del XIX secolo. Oggi, la biblioteca conserva circa 600.000 documenti relativi alla storia dell'opera e dell'opera comique. Alcuni dei punti più interessanti dell'edificio sono i foyers, i vestiboli decorati con oro e mosaici, dove gli spettatori passeggiavano nelle pause dei vari atti. Percorrendo l'opera, si può constatare l'opulenza e il lusso del palazzo. In passato, coloro che frequentavano l'opera lo facevano non soltanto per assistere agli spettacoli, ma anche per ostentare il proprio status sociale. Poco prima della conclusione dei lavori di costruzione, Napoleone decise che era necessario edificare una strada per unire l'opera con il palazzo delle Tuileries, così decine di famiglie furono espropriate dalle loro case. Paradossalmente, l'imperatore non attraversò questa strada. Per ordine di Napoleone, l'architetto non fu invitato all'inaugurazione e, entrando di nascosto, dovette assistere all'evento dal secondo piano. Ricco di velluto, foglia d'oro, e cherubini e ninfe, l'interno è caratterizzato da una sontuosità barocca. La sala degli spettacoli, in rosso e dorato, è illuminata da un'enorme lampada di cristallo. Se paragonate con le grandi dimensioni dell'edificio, colpiscono le esigue dimensioni della sala, con 1900 posti a sedere in velluto rosso. Il Teatro dell'Opera fu chiamato Opera di Parigi fino al 1989, quando l'apertura del nuovo Teatro dell'Opera Bastiglia, anch'esso a Parigi, ne influenzò il nome. Ora è designato con il solo nome del suo architetto, Opera Garnier o Palais Garnier. Il soffitto della sala è ornato dal 1964 da un dipinto di Marc Chagall che mostra opere di 14 compositori tra cui Mozart, Wagner, Berlioz, Tchaikovsky, Debussy, Verdi e Beethoven.